Tu potresti usare questo materiale per querelarmi. E farmi un sacco di soldi. Che ride. Ciao. Nemmeno ciao. Ciao. Come va? Bene, tu? No, vabbè, a parte pandemie, guerre certo. Meteoriti, vabbè. Benvenuti in questa nuova puntata di Lo sfogo! No, io dico lo sfogo e tu del cuore. No. Lo sfogo! Del cuore? Lo sfogo! Del cuore? Dunque, il tema della puntata... Il tema! Mi piace la zucchina! Zucchina! Il tema della puntata di oggi è... Come lasciare i propri fidanzati? Dirglielo in faccia. Dirglielo scritto così, vabbè. Attento! Dirglielo in faccia, gentilmente dicendo il perché. Ci lasciamo, cortesemente. Vabbè, ci non lasciamo, piace... è brutto. Vai, facciamo finta che ci stiamo lasciando. Nico, ti devo dire una cosa. Dammi. Non so come dirtelo. Vabbè. C'ho il capo. Un po' maleducato, vabbè. Però ci sta tutto, dai. Ti lascio, cortesemente. Non farti più vedere. No! Pensa se era cattiva la cosa. Cioè, è brutale. Dite che siete gay. Io vengo da te, che sei la mia fidanzata, e ti dico, guarda, mi sono reso conto, ecco, di essere gay. Amore mio, stiamo insieme da così tanto tempo che ho capito che è meglio passare dal lato opposto. Io penso che sia proprio brutta come cosa. Sì. Cioè, vuol dire che tu... Hai fatto capire alla tua fidanzata... Hai fatto capire alla tua... Mamma mia. Punto numero uno, trovare un fidanzato. Ok, dove lo cerchiamo? Scusa, pronto, ciao, sto cercando un fidanzato. Vabbè, scusa. Io ho voglia di innamorarmi, aiutami tu, ho voglia di fare le polpette. Pensavo di amarti ancora, ma mi sono accorto che amo di più bello figo. Ma è quello che ha fatto la canzone Pasta. Quanto no. Ma perché lo conosci? Perché lo conosci tu? Dai. Quell'uomo è un impostore. La domanda vera è... Come fidanzarsi? Facciamo Vai. Un tutorial su come fidanzarsi. Ciao! Ciao! Che fai? Ammazzo il tempo. Come? Drogandomi. La droga all'inizio non sembra un problema. Senti, stavo pensando una cosa. Ci fidanziamo? Ma aspetta, ma così al primo... Non è una... Ti devi fare i cazzi tuoi. Appena conosci qualcuno... Ti devi fare i cazzi tuoi. Ti vuoi fidanzare con me? Chi dà ci acconsente, è fatta. Oh my god! Wow! Oddio, dove eravamo rimasti? Come farsi fidanzati. Come farsi i fidanzati. Andiamo bene. Noemi non sta dando un buon esempio in questo momento. Se siete fidanzati. No, Nico. Che frequentate Noemi. Di certo non via messaggio. Come ha fatto il mio. Al posto del cuore hai un bidone dell'immondizia. Che frecciatina. Questa è arrivata pure qua. Fa male questa. Beh, però ti posso dire una cosa. Lasciare una persona tramite messaggio è da codardo. È da codardo, da vigliacco, da vile. E soprattutto da me a 16 anni. Ma ti rendi conto che fai schifo? Schifo. Per messaggio è successo che ho lasciato una persona. Mi sono sentito molto in colpa di questa cosa. Tant'è. Chiedigli scusa. No, l'ho già fatto. Ok, bravo. Cioè, mesi dopo l'ho contattata per chiederle di vederci, per scusarmi. Per lasciarvi di nuovo. No. Per scusarmi per come l'avevo lasciata. Sicuramente. E perché l'hai capito 8 mesi dopo? Perché poi, vabbè, sono successe tante cose che ho dovuto metabolizzare, ho avuto difficoltà alla... Corna che cosa? Qualcuno che non può più... Però dico che la relazione che avevo dopo... è servita per capire che avevo sbagliato in passato. Qualcuno. Bravo. Perché ho fatto un percorso per di crescita. Che non può più. Perché ragazzi, le relazioni servono per crescere. Digli che non gli piaci più, tra parentesi, verità. Però dipende da tante situazioni. No, però è vero che dipende da tante situazioni. Io e il mio ex fidanzato ci siamo lasciati. Non perché non ci fosse più amore, ma per altre situazioni. Ma che palle che sei, Nico? Non ti racconto più niente. Stavo riposando gli occhi. Non è rispetto per i miei sentimenti. No, hai ragione. No, veramente, dai, raccontalo. Raccontalo. Ci siamo lasciati per la distanza. Perché lui stava... Ma spiegala, scusa, se... Allora, se inizi una storia, la inizi raccontando dal principio alla fine. Vabbè, ci siamo lasciati perché lui sta... E ovviamente, io non taglierò mai il racconto di Noemi, perché io... rispetto questa cosa, quindi lei adesso parlerà e racconterà sì, la sua storia. Sì, e io dirò una parola e lui taglierà tutto. Dimmi. No, non è vero. Promettimelo. Te lo giuro, vai, basta. Non taglierò nulla, vai. Nulla, ci siamo lasciati per la distanza, te l'ho detto.
perché lui stava troppo lontano rispetto a me. E quando due persone... Perdonami, però questi dettagli preferirei non saperli. Capito Noemi, grazie per aver condiviso con noi la tua storia. Posso dirlo? Molto toccante. Secondo me questo è uno dei momenti più alti di YouTube Italia. Essere troppo appiccicosi, inaspettato, ma con me ha funzionato. Lacrimuccia. Tu sei stato lasciato perché eri troppo appiccicoso? No, perché lei era troppo appiccicoso. Un momento. Quindi lui era troppo appiccicoso con la sua fidanzata gli ha detto levati e lui è riuscito a farsi lasciare. Bella, genio. Essere appiccicosi in che senso? Nel senso che mi accollo. Che ti accolli? Con un polipo. Ma a me piacciono le ragazze appiccicose. Cioè, sì, nel senso... Volevo vedere se in continuazione... Ciao amore, che fai? Ciao amore, con chi sei? E chi è quella zoccola? Ma che oh! Non credo di darti abbastanza. È vero? Ah, tu stavi leggendo. Quindi ci lasciamo perché non ti do abbastanza. Beh, sì. Ok, dammi abbastanza allora. Questa è bellissima. Adesso la facciamo e poi ve la facciamo leggere. Oh. Ti lascio, ciao. First reaction, shock. Allora, io penso che questa è la migliore. Nemmeno ciao. Neanche... Oh. No, ma quella non è la risposta. È proprio lui che lo fa. Tipo... Oh, ti lascio, ciao. Dicendoglielo in faccia con chiarezza. Sto con chiarezza. Ok. Un minuto di silenzio per la battuta di Noemi. Comunque, niente. Se questi... questo video allora... vi è piaciuto, lascia un like o commento, tutto quello che ti pare, anche soldi se vuoi. Comunque, niente, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, soprattutto... al canale Nicolais, perché questo video andrà un po' dappertutto. Se volete potete seguire Nicolais. Com'era? Nicolais 96. No, tu com'è che... Non me lo ricordo oggi. Noemi Davide trattino basso. Ok. La Poelcan. Io. Allora, sì, la batteria si era scaricata, scusateci tanto, quindi niente, si è fatta una certa caffè. Ciao e iscrivetevi. Ciao.